ce la fanno. Te pensa se una data concordata da 3 anni si arriva alle ultime ore per concludere un affare. Octree si sta mettendo di traverso stamattina. Mi hanno passato diciamo, un atto di dolore del reverendo che dice testuali parole. Ovviamente non nomina i sauditi e chi diceva i sauditi non esistevano si dovrebbe vergognare. Si dovrebbe vergognare a ammettere che non sapevano nulla, perché voi avete dimostrato che non sapevate nulla, Investcorp, Ziliacus, Catarioti, tutte robe che non sono mai esistite, nessun giornale ha mai parlato di questa roba qua. Ah, scusa, la Gazzetta parlò di Ziliacus, ha ragione, scusami. Praticamente il reverendo dice stamattina nella sua messa mattutina: Octree non accetta il fatto che Zhang abbia trovato qualcun altro che gli dia i e sta facendo appello a clausole per non farsi sfuggire l'affare, perché anche Octree non ha gestito bene la cosa. Cioè, questo qui va a giro per mezzo mondo a chiedere i soldi. Se la FIGC, se la Lega potevano avere qualche dubbio sulla sostenibilità economica di questa specie di presidente, penso che ad oggi siano crollati tutti i buoni propositi per far sì che Zhang possa essere ritenuto uno con stabilità finanziaria, perché la FIGC e la Lega Calcio, la stessa UEFA, ci devono spiegare come questo presidente possa avere il requisito di sostenibilità finanziaria. Uno che sta andando in giro in mezzo mondo a chiedere soldi per fare un prestito per ripagare un debito. Dopo che è stato condannato a ripagare un altro debito e dopo che non ce la fa a pagarne un altro. Qui siamo all'assurdo. Qui siamo all'assurdo. Addirittura è emersa anche una valutazione dell'Inter sugli 800 milioni, cosa che abbiamo sempre detto anche questa. State attenti perché state facendo delle brutte figure, picco o non picco, entrano i sauditi. Voi non riuscite a farlo quel nome, voi siete dei gobbi mancati, voi che per voi conta solo la palla che entra dentro, voi siete degli juventini mancati, toglietevi la maglia dell'Inter e mettetevi la maglia della Juve perché c'è ancora gente a quest'ora, con uno che non ha un euro per andare avanti, che tifa Pinco sapendo ci sono i sauditi che vogliono acquistare l'Inter. Questi sono tutti sudati, fanno i video nel panico, si vede che non hanno dormito stanotte. Questi vogliono rimanere con Zhang rischiando forse il fallimento, ma non vogliono una nuova proprietà questi qui. Ma perché? Perché lo abbiamo detto noi. Io la vedo in questa maniera, ragazzi. Il tempo scorre e forse stasera farò una live con Effenberg se combaciano gli orari. Ma se Zhang avesse tenuto così tanto all'Inter, visto che ormai tutti hanno capito che lui a livello finanziario non può più sostenere questa squadra, avrebbe ceduto dopo lo scudetto di Conte, perché lui finanziariamente è impossibilitato a gestire una squadra di calcio perché non puoi fare impresa senza investimenti e con solamente debiti. Non è possibile fare impresa. L'Italia te l'ha permesso, queste leggi ridicole gliel'hanno permesso per qualche anno, ma ormai lui è arrivato al collasso. Non si può fare impresa solo con debiti senza investire un euro. Tra l'altro c'è un tweet di Alessandro Giudice che ho sempre detto è l'unico che in tutto questo marasma ha capito come girava il fumo, che dice testuali parole. Non me ne frego una sega se Giudice per il Milan, per la Juventus, è l'unico che ha capito come funzionava, è uno dei pochi giornalisti che ha capito dall'inizio la reale situazione. Fare un'operazione di rifinanziamento con pegno di quote e catene di veicoli è complicatissimo per mille motivi tecnici, tanto più in tempi così stretti e con un beneficiario già insolvente di suo, ovviamente Zhang. Quindi è impossibile scontare l'opzione rimborso del capitale. Quindi missione impossibile. Quante ore rimangono?
E poi dopo ci sono anche le parole di Marotta, che ve le vado a rileggere perché tutti stanno dicendo Marotta ha dato l'addio a Zhang. In effetti, se andiamo a rileggere le parole di Marotta, Marotta, ragazzi, dice delle parole importanti e secondo me potrebbe essere tranquillamente un saluto definitivo quello di Marotta, perché siamo riconoscenti a Zhang per quello che ha fatto in questi anni, ha profuso capitali e fiducia. Secondo me Marotta ha profuso pochissimi capitali e fiducia zero, non ha mai fatto mancare affetto e sicurezza, quindi questo sembra un addio. Ripeto, a noi picco o non picco non ci cambia nulla, perché tanto i sauditi entreranno o dalla porta A oppure dalla porta B, perché stamattina l'ennesima riconferma che comunque c'è già un'offerta, quindi dalla due diligence siamo passati a un'offerta. Voglio vedere ora quanti gobbi interisti sono rimasti e tifano picco, perché ad oggi, se sentite qualcuno, sapendo che è autrice al compratore con i sauditi sono usciti allo scoperto, se qualcuno ad oggi tifa picco e lo vedete e tifa per picco, sappiate che quello lì si deve mettere la maglia della Juve e si deve togliere la maglia dell'Inter. Ciao. Anzi, è un gobbo mancato. Ciao Inter.